È stato molto reattivo, effettivamente. Non ci speravo che era così veloce. Non so se lo state vedendo perché ovviamente è minuscola l'immagine. Sta riuscendo a elaborare le immagini in real time. Ebbene sì, come avrete visto da anticipazione, questo computer sembrerebbe essere un vero e proprio computer. Stiamo parlando del nostro GPD micro PC. Computer che è stato acquistato completamente a caso, ma soprattutto non pensando che effettivamente funzionasse, dopo neanche una settimana dovesse essere rimandato indietro, ho iniziato a ripensarci nel mentre stavo iniziando a girare questo episodio. Infatti verrà raccontato completamente in un modo diverso, visto che inizialmente era più a livello distruttivo perché pensavo all'ennesima cinesata che durasse pochissimo con tecnologia ultra mega iper, in verità era una stupidata, ma forse mi devo rimangiare le parole che ho detto. E adesso andiamo a parlare della compatibilità hardware, o meglio, cosa ci dà questo computer. Partiamo dalla parte sinistra del nostro sistema, che per farvelo vedere meglio mi dovrò girare, quindi perdonatemi per il pieno schermo, su una telecamera solo che vi farà vedere più nel dettaglio quello che abbiamo. In primis, sul lato sinistro ci possiamo trovare il lettore micro SD e la USB 3.0, e già questo è un bene perché abbiamo già qua dietro una USB ad altissime prestazioni. Sul retro ci troviamo una connessione LAN 10, 100, 1000 fino a 1 gigabit. Abbiamo una USB-C che appunto può essere espansa con ad esempio uno di questi adattatori che vi stavo dicendo prima. Questo è esattamente quello della scatola che vi ho mostrato prima e come vedete è veramente utile, soprattutto perché appunto ci permette di avere diverse uscite. Altre due USB 3.0, e anche questo è un bene, la USB-C non è 3.1 ma anche lei 3.0. Un'uscita HDMI e soprattutto abbiamo una porta che non è uno standard sui nuovi computer, una porta seriale. Infatti abbiamo la possibilità di programmare tutti i dispositivi che utilizzano una porta seriale con l'utilizzo di questo dispositivo. Inoltre abbiamo sulla sinistra un tasto di reset nascosto e basta, e davanti abbiamo il microfono e il jack audio. Il computer di per sé si presenta veramente bene, infatti stiamo parlando di un computer con 6 pollici, il touchpad e abbiamo anche la tastiera classica, quindi abbiamo la tastiera QWERTY, attenzione non italiana ma solo in inglese, esistono questi portatilini, abbiamo un interruttore che ci permette di disattivare e far diventare completamente in modalità passiva il nostro computerino e quindi disattivare completamente la ventola oppure attivarla in modo automatizzato e quindi decidere di mandare veloce, lentamente e così via. Questo serve anche per il gaming. E sinceramente la tastiera non è delle più confortevoli, infatti dovremo lavorare non come un classico computer, quindi appoggiandolo e scrivendo in questo modo, ma dovremmo più pensare di utilizzarlo come un cellulare e quindi in questo modo. Infatti avremo la possibilità di utilizzare il touchpad con la mano destra e invece il mouse con i tasti, cioè con la mano sinistra. La cosa di per sé non è tanto facile da abituarsi, infatti bisognerà passare un po' di tempo prima che capiamo effettivamente come fare. E adesso andiamo alla parte del sistema operativo che non vi ho voluto anticipare perché in verità c'è un altro piccolissimo problema di quando si va ad acquistare questo tipo di macchine. Il computer di per sé nasce in Cina e di conseguenza l'hardware, ma soprattutto il computer interno, non sarà in lingua italiana, ma sarà in inglese, o meglio, a me è andata più di sfiga perché l'ho trovato completamente in cinese e questo mi ha dato un po' di complicanza a livello di installazione, ma subito si è risolta. Una volta all'interno del sistema operativo si può cambiare anche la lingua dall'inglese all'italiano, quindi senza problemi, è solo da riconfigurare in un secondo momento. Anche Cortana diventa in italiano. L'unica cosa che ho potuto constatare è che effettivamente questa macchina è veramente perfetta, è subito pronta all'uso. Per avviarla ovviamente basterà premere il tasto di accensione e quindi potremo iniziare fin da subito a lavorare sul nostro computer. Come potete vedere la potenza dell'SSD interno ci permette di avviare la nostra macchina in
pochissimi secondi, e vi dico che in questo momento la macchina si trova già a mezza piena, l'ho già riempita, piena di test da fare, perché io sono veramente curioso di calcolare le prestazioni. Infatti, come possiamo notare, lo sfondo in questo momento era già stato impostato con un videotape, in modo che così desse la massima potenza fin da subito, e ovviamente possiamo andare subito a controllare dal task manager che possiamo notare il processore è già arrivato al 100%, ma questo non gli crea problemi. Infatti il nostro processore nasce con 2,4 GHz, infatti avremo le massime prestazioni del nostro dispositivo che ci permetteranno di espandere al massimo la potenza e quindi caricare nel meno tempo possibile tutte le nostre applicazioni. Di questa versione ci sono due tipi di processori, quella da 1,1 GHz che è in questo momento in commercio, e 2,4 GHz che invece è molto difficile averla, infatti bisogna sempre un po' cercarla finché non ritorna subito disponibile. I pezzi vanno subito a ruba e di conseguenza, essendo che il costo è veramente competitivo, tutti li vanno assolutamente subito a comprare. Infatti in questo momento, come possiamo notare, la CPU interna, anche se di sicuro con la telecamera non si leggerà bene, è una N4100. Adesso vi zoomo più sullo schermo in modo che vi faccio vedere tutte le altre caratteristiche. Stiamo parlando di per sé di un computer in miniatura, un vero e proprio computer. Su Amazon sono spopolate veramente tantissimi commenti e soprattutto domande. In questo caso io tenterò di rispondere a tutte le domande che sono state poste. E non solo, possiamo parlare anche un secondo dei video che girano su internet, e cioè: ma è vero che questo computer è talmente potente, anche se l'hardware fa veramente schifo, che può girarci addirittura sopra un videogioco? Potrei dirvi sì, come potrei dirvi di no. In verità queste edizioni ne escono di diverse varianti e vi faccio vedere un secondo com'è la situazione. Abbiamo installato su questa macchina appunto GTA 4, che in questo momento si sta per avviare. Nel frattempo che si avvia vi do alcune caratteristiche tecniche anche del display, in questo caso installato sul nostro dispositivo. Stiamo parlando di un dispositivo con display in 1280x720 con IPS, quindi abbiamo il massimo del dettaglio, non è retina, però comunque ha un ottimo dettaglio, e il nostro sistema è fin da subito pronto a partire, bello scattante e risponde tutto. Ed effettivamente, come potete notare, GTA 4 si sta avviando sulla nostra macchina. C'è anche il suono, ovviamente adesso l'ho abbassato perché sennò stavo registrando e diventa un pochettino problematico, però come potete vedere il gioco parte ufficialmente e perfettamente. Ma la domanda è: partirà effettivamente anche in maniera semplice, veloce, ma soprattutto fluida? Lo andiamo a scoprire insieme a voi. Infatti questa cosa è una cosa molto importante che ci farà capire quanto effettivamente il gioco riesca a reggere su questo tipo di macchina. Di per sé non ho provato ancora di preciso il funzionamento effettivo e tutto, però si può constatare dal gioco che in questo momento si sta avviando in maniera fluidissima che effettivamente potrebbe essere veritiera quello che viene detto su YouTube e su questa macchina. Allora, in questo momento il gioco è partito, io muto completamente l'audio perché sennò diventa problematico anche a livello di copyright, e possiamo fin da subito constatare che in verità il gioco funziona perfettamente. Oddio, perfettamente non tanto, perché come possiamo vedere abbiamo una decelerazione proprio a livello hardware che è una roba veramente assurda, però sembrerebbe che effettivamente potrebbe funzionare con questi tipologia di giochi. Ovviamente io sono molto titubante dalla cosa, anche perché in questo momento si trovano tutte le caratteristiche, come vedete, al minimo indispensabile, quindi basso, 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 ma comunque continua a scattare un pochettino. Per questo preferisco che parla direttamente il test delle performance di GTA. Il test delle performance di GTA è praticamente un sistema che calcola gli FPS effettivi della renderizzazione del nostro sistema. Infatti adesso in questo momento sta caricando le schermate d'esempio. Andiamo a vedere un secondo
quello che lui andrà a combinare. Diciamo che come primo test delle performance sta funzionando fin troppo bene, come potete vedere schermo completamente nero, o meglio in parte nero in parte no, ha tentato di caricare qualcosa ma effettivamente ha dato dei problemi, dei difetti, la ventola sul dietro non vi dico quanto sta andando, quindi GTA 5 GTA 4 su questa macchina ci gira effettivamente, all'inizio ci ha girato, adesso che facciamo il test effettivo delle performance la macchina, come potete vedere, risulta bloccata completamente. Quindi vale? Non vale? Intanto possiamo vedere che risponde senza problemi, è sempre fluidissima, su questo non c'è dubbio. Ma i giochi ad alte prestazioni, mi dispiace dirlo, ma non girano, come potete vedere. Secondo test che faremo in questo momento. Si è letto addirittura che questo computer può fare fotografia e quindi può girare all'interno di questa macchina Photoshop. Photoshop non la versione Express, non Lightroom, ma proprio il signor Photoshop. E quindi abbiamo installato l'ultima versione di Photoshop 2020 dalla mia cartella di Adobe, cioè cartella si intende cloud, quindi abbonamento, e abbiamo provato a vedere se effettivamente funziona ed è per questo che adesso faremo un test. Photoshop è pronto a partire, vediamo di avviarlo, vediamo cosa succede. Intanto c'è ecco, Photoshop come potete vedere è partito senza problemi, mi sembra anche abbastanza veloce dal caricarsi. Ovviamente è strascomodo da utilizzare con il touchpad e la tastiera integrata, però ovviamente si può utilizzare anche una tastiera esterna senza problemi. Photoshop sembrerebbe che risponda correttamente a tutto, facciamo una media immagine di 2100x1500, diamogli l'ok, Photoshop sembra caricare senza problemi. Controlliamo nel frattempo anche il nostro processore che come sempre è sparato al 100%, ma non è Photoshop che sta ciucciando via tutta l'intera, è Spotify che sta rompendo le scatole, quindi chiudiamo Spotify, gli diamo un bel cancio che ovviamente questa tastiera non ha e quindi dobbiamo premere su termine attività e adesso possiamo ufficialmente andare a lavorare. Photoshop ha caricato, la CPU mi sembra più o meno buona, quindi andiamo a prendere un'immagine campione e la inseriamo all'interno. Photoshop sembrerebbe reattivo come sistema, vedo che l'ha presa al primo colpo, funziona. Adesso però esageriamo, facciamogli fare un rendering in 3D in modo che così capiamo se effettivamente Photoshop sta andando per inerzia oppure no. Per fare un effetto 3D andiamo su filtro rendering e poi gli diamo ad esempio una bella crea, vediamo un po', riflesso obiettivo, delle nuvole creiamo. È stato molto reattivo effettivamente, non ci speravo che era così veloce. Proviamone un altro, tentiamo di farlo incasinare. Fibre, ok, adesso gli andiamo a creare più dettaglio possibile nelle fibre in modo che così dovrà andare a ricostruire un'immagine. Gli diamo molto dettaglio e diamogli l'ok. No, effettivamente Photoshop è reale. Per la grafica questo computer può funzionare senza problemi. Come sempre facciamo un secondo controllo della CPU, controlliamo che le prestazioni siano nella norma. Effettivamente la CPU si trova all'11%, quindi è stabile, non sta andando in panico, cose così. 4 giga e 9 su 7,8 sono occupati, con anche, ricordiamo, programmi in questo momento attivi in background. Il disco è al 0% perché ovviamente stiamo parlando di un SSD, quindi è perfetto. GPU al 0%, ovviamente ricordiamo che c'ha la GPU all'interno che è di 4 giga, viene detto, però ovviamente è la GPU condivisa, quindi è condivisa con la scheda RAM, cioè con la RAM, quindi va a prendere risorse della RAM e tutto perché è condivisa appunto, e se la RAM non è tanto veloce piuttosto che è, ovviamente si creano quei conflitti che avete visto con GTA 4. La RAM inoltre è una DDR4, ricordiamo che non ve l'ho detto prima. Possiamo chiudere, andiamo a fare un'altra prova, perché addirittura viene detto che questo computer è fatto per il montaggio video. Già da come lo sto dicendo capite che
mi pare molto strana come cosa, ma noi vogliamo assolutamente provare. Ed è per questo che io ho qui con me una bellissima telecamera, telecamera che ho registrato il video prima, dove faccio vedere che si stava installando GTA, che per chi non ha capito è questo. Ora stacchiamo la USB-C. Andiamo a prendere l'altro, il nostro adattatore, lo colleghiamo alla USB-C, il nostro adattatore come vedete si accenderà perché questo è diventato anche un adattatore di ricarica. Lo attacchiamo nel nostro computer, il computer andrà tra poco sotto carica con addirittura il suono che ci dice che si è attivato la USB, ecco esatto, in questo esatto momento è partita. Ok, e adesso andiamo ad inserire la scheda USB. Cioè, o meglio, la scheda SD. Ok. La scheda SD viene rilevata senza problemi. Adesso facciamo apri cartella, private, MP4E, clip. E qui abbiamo le diverse clip. E ho trovato anche la clip famosa che non trovavo più di un altro video. Eccola qui dove era finita. Era finita sul... Anzi, è perfetta questa clip perché... può esserci d'aiuto adesso per un'altra clip ancora. Quindi faremo un montaggio video come si deve, visto che si trova sulla scheda SD esterna un mini progetto che in verità pensavo di aver perso, ma invece c'era, era tutto qua dentro. Siete pronti? Andiamo a scoprirlo. Premiere Pro, avviamolo. Ovviamente stiamo parlando di un programma in montaggio video come si deve, quindi stiamo parlando di un programma completo. Si sta avviando senza problemi. Per ora, ovviamente non ne sono al 100% certo che ce la faccia questa macchina, però noi ci proviamo, anche perché siamo curiosi di vedere le sue vere prestazioni. Sta caricando senza problemi, attenzione, tutto quello che state vedendo in questo momento è improvvisato, non è nulla di preparato, questo l'ho fatto perché voglio essere sorpreso con voi se funziona. Sta caricando, attendiamo. Premiere si è avviato ufficialmente, ovviamente ci sta avvisando che la risoluzione dello schermo è effettivamente minore per un montaggio video come si deve, noi ce ne freghiamo altamente, gli diamo l'ok. In automatico possiamo creare la nuova timeline, ops, sbagliato, nuovo progetto, ok, test, ok. Adesso noi stiamo parlando di un progetto che di per sé pesa veramente tanto, cioè stiamo parlando di clip che sono state girate in full HD e con grandezza video, adesso ve la dico più nello specifico, grandezza video 1920x1080 50 megabit al, scusate, sì, 50 megabit al secondo, mentre la seconda clip girata in MOV ha una qualità di bitrate di 200 mega al secondo. Se i conti, i miei conti sono giusti e tutto, il nostro computer dovrebbe riuscire a gestire solo una clip. Questo perché la scheda effettiva è di soli 170 mega in lettura. E questo crea un limite, quindi un buffering sul video e quindi dei video scattosi. Per questo non esagereremo allora col multiview, ma andremo semplicemente ad importare una clip base e andiamo ad inserirla all'interno del nostro Premiere. Sembra di montare con il computer della Barbie, per farvi capire. Ok, Premiere ce l'ha importato velocemente. Clicchiamo e andiamo a vedere se effettivamente ce lo fa vedere. Diamo lo spazio. Non so quanto si potrà vedere. No, non ci posso credere. Mi serve del video. Mi serve un video in movimento per capire effettivamente la situazione. Cioè, voi non potete capire, ragazzi, se è veramente come sto pensando che sta funzionando. Cioè, questo computer della Barbie, si può definire, riesce a gestire un filmato. Raga, non so se lo state vedendo perché ovviamente è minuscola l'immagine. Sta riuscendo a elaborare le immagini in real time. Cioè sta rielaborando le immagini di una clip in real time. Non c'è un segno di scatto. È incredibile. Andiamo allora a fare una cosa un po' disastrosa.
prendiamo questa clip, semplicemente la importiamo dentro la nostra timeline. Questa è una clip di 30 secondi. Adesso io gli do un minimo di color, giusto per dare un po' più di sofferenza alla macchina. Andiamo a selezionare un'altra color, che è veramente, ragazzi, reattivo il computer, è una roba assurda. Non pensavo che funzionasse in questo esatto modo, però... Allora, in questo momento il programma utilizza la color, la renderizzazione del video che avete visto in questo momento è solo della CPU. Poi, in teoria, una volta che è, si lancia con la GPU. Però in questo caso la GPU questo computer non ce l'ha, quindi verrà effettuata solo per via software e lì si capirà effettivamente la potenzialità del nostro sistema. Per esportare il nostro video lo esporteremo in un formato, anzi andiamo intanto a vedere con la color se ce lo fa vedere ancora in real time. E infatti, come potete vedere, ha fatto un po' di scatti, ha iniziato a fare degli scatti, ma è ancora stabile, cioè ancora di per sé riesce a renderizzare. Cioè, io non riesco a capire com'è possibile, ma sta riuscendo a renderizzare lo stesso clip anche con la color. Allora, questa macchina vuole rischiare la sua vita e ovviamente andiamo allora a fare un'esportazione. Ok. L'andiamo ad esportare in H264. Ovviamente ci sono sempre più problemi sulle caratteristiche dell'esportazione, perché non riesco neanche a selezionare le robe, talmente piccolo lo schermo. Ok, usa qualità render massima, il bitrate glielo possiamo anche alzare e metterlo con anche il bitrate al massimo, che ovviamente non riesco ad andare a fare perché purtroppo, eccolo qua, eccolo qui, bitrate, spariamolo a 50 mega, così almeno siamo sicuri al 101% che quello che viene esportato è praticamente la clip finale. Spostiamo la barra un secondo di start perché si trova qua sotto l'esporta. Ragazzi, è partito il processo di codifica. Ragazzi, cos'è? 30 secondi di video, 30 secondi di video elaborati in 1 minuto e 40 secondi. Con Premiere di ultima generazione stiamo parlando, con una color inserita, quindi deve fare una rielaborazione con il rendering e tutto, 1 minuto e 30 per 30 secondi. E voi vi state chiedendo, è un bene o un male? È un bene sì, perché vuol dire che questa macchinina qui che voi state vedendo sta renderizzando da una scheda esterna e sta esportando il video sul suo disco fisso a una velocità assurda. E sta funzionando, è incredibile. Cioè, ragazzi, sono veramente colpito da questa cosa. Noi stiamo parlando di una macchina che di per sé ci sta in una tasca. Cioè, voi non potete capire in questo momento come mi sto trovando io in questo momento. È partita malissimo la recensione, facendo avviare GTA neanche 5 frame al secondo. Ma per i montaggi video questa macchina è perfetta. Non dico che siamo agli estremi, però un minimo lo riesce a fare, perché come lo riesce a fare con Premiere vuol dire che anche un Sony Vegas, piuttosto che un Pinnacle o altri software di montaggio video effettivamente possono fare. Ovvio, non abbiamo fatto un video complicatissimo, però siamo a un buon punto, cioè sono veramente soddisfatto. Ovviamente questa macchina ora l'abbiamo spupazzata come si deve. In verità non è stata costruita per questa è stata costruita per un ambito professionale. Per l'ambito video o altro, se volete un micro PC come questi qui, esistono delle varianti però da gaming. Costano intorno ai 600 fino ai 900 euro e hanno la possibilità appunto di avere una loro scheda video dedicata e ho visto proprio le loro recensioni, ora che siano vere o meno, che sono veramente assurde. Questa è una rivoluzione, perché stiamo parlando di un computer che sta praticamente in un palmo di mano e questo è veramente ottimo. Inoltre, per chiudere la recensione in bellezza, vi volevo dire anche un'altra cosa che non vi ho detto di questo computer, e cioè che tutto il nostro computer è assemblato in ABS, quindi è molto duro da rompere. Il nostro display è in vetro, però
i pezzi di ricambio piuttosto che altro, ho visto che anche lì ci sono e sono veramente tanti. Inoltre l'assistenza ho visto che è molto attiva in caso di problemi. L'unico difetto che ha questa tastiera è che purtroppo, o meglio, l'unico difetto che ha questo computer è che purtroppo non ha la tastiera in italiano ma solo in inglese. Ma questo sinceramente poco importa, anche perché abbiamo in mano un computer come si deve e non una cinesata. Quindi ragazzi, questa era la recensione di questo computer micro PC della GPD. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi!